Prima di tutto desidero ringraziare chi sta qui accanto a me,
il mio capogruppo Massimiliano Romeo, che su queste cose è molto attento e quindi tanto di cappello quando anche gli uomini, o qualcuno come li chiama il genere uomo adesso, si interessa anche di questi problemi che sembrano apparentemente squisitamente femminili, ma sono di appartenenza di tutto il vissuto di una famiglia, di una trasversalità dell'umanità. Perché una donna che soffre coinvolge nella sua sofferenza, nella sua grande avventura, che è una brutta avventura, tutti circonda. E io dico a volte in maniera forte e beceramente, se vogliamo guardare anche l'aspetto economico, perché pare che a volte prevalga sulla qualità e sulla importanza della vita, anche dal punto di vista è perdente in Italia che non se ne occupi, e anche l'economia, perché comunque da un punto di vista sanitario dopo sono molto più le spese, perdite di posti di lavoro, ingressi continui alla sanità, utilizzazione di farmaci, quindi la prevenzione è non solo positiva per chi ha un malanno, ma è anche per la comunità intera. Lì sono le spese poi necessarie che avremmo potuto risparmiare. Dunque, Massimiliano Romeo dopo andrà, resteremo in compagnia di Privato Fenaroli, che è direttore del centro proprio specializzato, la prima unità complessa che abbiamo avuto, di cui vado orgogliosa, del Papa Giovanni. L'aver cambiato dall'ospedale maggiore in Papa Giovanni ha portato eccellenze sempre di più, si vede che il santo farà e farne altre, spero, e aggiunga altre.